come granello di senape. Il commento al Vangelo. Una donna impastato di notte crescerà e ti verrà pane benefico nel forno del mio Signore. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebriamo la solennità del Natale di nostro Signore Gesù Cristo. Sento proprio questo desiderio che scaturisce proprio dal profondo del cuore di rivolgere i più sinceri auguri di un buon Natale. Anche se stiamo vivendo momenti particolari, provati, difficili, causati dal coronavirus, dentro di noi si deve fare crescere sempre più la speranza. E questa nostra speranza la poggiamo in Cristo Gesù, nell'Emanuele, nel Dio con noi, che è qui presente nella nostra vita. È un invito allora sempre più ad aggrapparci alla fede cristiana, e vivere così con serenità questa gioia del Santo Natale. E l'Evangelista Luca ce lo ha ricordato nella Messa della Notte, quando dice così: tutti andarono a farsi censire, ciascuno nella propria città, anche Giuseppe dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea alla città di Davide chiamata Betlemme. Egli apparteneva infatti alla casa e alla famiglia di Davide. Doveva farsi censire insieme a Maria sua sposa, che era incinta. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Cari fratelli, se nel giorno di Natale io mi trovassi solo in chiesa, mi toglierei le scarpe e camminando scalzo attraverserei lentamente tutta quanta la chiesa, ricordando il lungo cammino che porta a Betlemme. E poi mi inginocchierei davanti a Gesù bambino e gli consegnerei due lacrime, due lacrime di pentimento per non aver ascoltato la voce buona di Betlemme, per non aver capito la meravigliosa lezione di Betlemme. Poniamoci ancora una volta la domanda: che cosa è accaduto a Betlemme? Perché da un millennio il mondo sembra fermarsi in questo giorno? Perché si è fermata in questa notte? Mi trema la voce, mi batte il cuore nel ricordare questo fatto incredibile. Circa 2000 anni fa Dio ha fatto un passo decisivo e irreversibile verso di noi. Dio ha lasciato che il suo figlio stesso in qualche modo uscisse dall'abbraccio divino ed entrasse nella nostra storia pericolosa, inospitale, sì, inospitale, soprattutto per Dio, perché mi chiedo come lo stiamo accogliendo. Eppure è accaduto 2000 anni fa, e questo avvenimento è la vertebra che tiene in piedi tutta la storia umana. Alcuni non lo sanno, altri non ci credono, ma noi sappiamo che questa è la verità, e proprio perché lo sappiamo noi abbiamo una grande responsabilità davanti a Dio e davanti all'umanità. Cerchiamo allora di capire bene che cosa significa Natale. Comprendiamo questo amore immenso di Dio che è presente in mezzo a noi. Carissimi, questo è il Natale: accorgerci di Gesù, accoglierlo nella vita e lasciare continuare in noi la novità della santità, sbocciata come un atteso miracolo nella povera mangiatoia di Betlemme. Cari fratelli, formulo così i più sinceri auguri di Buon Natale a tutti voi. Gesù viene a noi per restare e farsi vicino, soprattutto, come dicevo all'inizio, in questi momenti di angustia, di
di sofferenza causati dalla pandemia, ma noi speriamo e speriamo nel Signore. Buon Natale a tutti voi e alle vostre famiglie. Nel tempio del mio Signore.